Buonasera, abbiamo qui con noi Ferrara, Domenico, il capitano dei Griffin. Oggi prima vittoria per voi dopo due sconfitte. Tu diciamo che ti sei arrangiato in porta con il tuo ruolo, però è arrivata questa vittoria anche là. Sì, oggi abbiamo avuto vita un po' facile, anche perché comunque gli avversari erano in inferiorità numerica. E comunque aspettiamo un po' il torneo, vediamo un po' come si attuano le cose. Però diciamo la partita era stata equilibrata fino a un certo punto, poi c'è stato il loro infortunio. Sì, purtroppo è stato infortunio di un loro giocatore, peccato, perché comunque loro stavano tenendo abbastanza bene il campo. La partita era equilibrata, però il caso ha voluto che purtroppo si facesse male il ragazzo, ci dispiace per lui. E comunque però ovviamente in 5 è un po' difficile giocare su un campo così grande. Diciamo questa però è una vittoria che mi può lanciare, perché a 0 punti questi sono i primi 3 e diciamo di buon auspicio per le prossime gare. Sì, se il nostro organico riesce a riprendere tutti quanti gli elementi, forse possiamo fare un discreto torneo, non dico di alta classifica, però abbastanza buono. Va bene, allora in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie. Grazie. Con noi Tedesco dell'MDM, Tedesco Andrea, grande vittoria, un risultato larghissimo, 10-1 contro i primi in classifica che erano ancora imbattuti. Ci avete pensato voi anche se loro erano in assenza? È vero, abbiamo cominciato una partita in superiorità numerica, però adesso siamo noi primi in classifica ed è importante perché siamo una squadra di amici che si vuole divertire, quindi va benissimo così. Qualcosa da dire riguardo l'atteggiamento degli avversari, che sono stati un po' diciamo casinisti? Ma guarda, finché si dai primi minuti con l'arbitro, finché si penalizzano da loro noi siamo contenti, pensiamo a restare concentrati e a vincere. Nel finale c'è anche stata l'espulsione, ma la partita diciamo è stata corretta. Sì, abbastanza corretta, l'arbitro è riuscito a mantenere tutto sotto controllo e ripeto, l'importante è che nessuno si faccia male, che non succedano problemi dopo la partita. Per il resto noi cerchiamo di divertirci in un clima molto sereno qui su questi campi, un'organizzazione molto simpatica, quindi siamo contenti, va benissimo così. Io questa vittoria la dei primi e cerchiamo di rimanerci, cerchiamo di rimanerci. Ok, allora in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie ragazzi.